Grande Matteo, perché oggi ha superato davvero una grande prova, un grande esame. Non era per nulla semplice, la partita non si è messa sicuramente in maniera semplice, ma batte in un doppio tiebreak Grigor Dimitrov, una partita vinta meritatamente, non soltanto per come ha giocato i tiebreak, ma anche con l'autorevolezza che oggi ha dimostrato praticamente in tutti i suoi turni di servizio, dove ha concesso le briciole a Grigor Dimitrov, mentre insomma Berrettini sul servizio di Dimitrov aveva avuto sicuramente maggiori chance. Una bella prova perché Matteo oggi, a differenza di altre volte magari dove si era fatto prendere più dall'emozione, oggi nei momenti decisivi davvero è stato freddissimo, ha piazzato il suo miglior tennis, il tiebreak del secondo set surplus, è spettacolo puro, allo stato puro di Matteo Berrettini, tutto il repertorio davvero di Matteo messo a frutto nello splendido tiebreak giocato nel secondo parziale, davvero grande, grande Matteo. Nel primo, peraltro, si era messo male al tiebreak perché era subito andato davanti in un break Dimitrov e poi ha recuperato Matteo, è stato veramente bravo poi a recuperare contro un Dimitrov che comunque la sua partita l'ha fatta, non si è mai fatto breccare, ha fatto sì un po' di fatica, però ha fatto una partita alla fine quasi alla pari di Matteo, a dimostrazione che nonostante sia un giocatore ritrovato Dimitrov e che stia giocando bene in questo periodo, Matteo in questo momento non deve temere nessuno di quella fascia di classifica, perché Matteo davvero può essere superiore ai vari Dimitrov, a tutta la fascia che veleggia fra la top 10 e la top 30. In tanti sono identificati anche come avversari pericolosi per Matteo, in realtà davvero penso che Matteo non debba temere nessuno, perché non ha niente da invidiare a nessuno, neanche a tante top 10. Matteo non, in questo momento davvero non ha niente da invidiare a nessuno. Poi oggi ha giocato veramente bene, perché ha servito bene, a differenza dell'altro giorno con Edmund, dove il servizio insomma l'aveva fatto un po' patire nel primo e nel secondo set. Oggi ha servito decisamente meglio, davvero ha rasentato la perfezione oggi con il servizio. Io penso che l'esempio sia il game nel primo set, dove si è trovato 5-6 a servire per rimanere nel primo set, va 40-0 con 3 ace, poi torna sul 40-30 e poi piazza un altro ace, una prima vincente, insomma, ha fatto 3 ace di fila, una prima vincente, insomma, a dimostrazione che proprio quando conta Matteo tira fuori il meglio dal suo repertorio. Che testa, che freddezza oggi ha dimostrato Matteo. Ottimo segnale anche in vista ATP Finals, perché Matteo comunque ottiene questi punti preziosi, 45, che valgono appunto i quarti di finale, valgono la conferma dell'ottavo posto nella race. Sarà numero 9 del mondo con ampie probabilità la prossima settimana, almeno lo è adesso nel ranking live, poi vedremo, sono tante le incognite perché giocano in tanti in questa settimana tra Basilea e Vienna, vedremo un pochino a fine settimana, ma in questo momento non è l'importante, non credo sia la cosa più importante, più vitale il ranking per Matteo Berrettini, ma sia davvero come porta a casa queste partite e come gioca, perché davvero dà l'idea di avere una freddezza fuori dal comune, Matteo, in campo. Insomma, tanta, tanta, tanta roba. Oggi ha giocato un gran match contro un avversario ritrovato, in fiducia, contro un avversario che insomma gli poteva creare diversi problemi, gliel'ha creati, ma oggi ha domato davvero una brutta belva per il secondo turno. E nonostante un tabellone non facile, sta andando avanti, affronterà ai quarti il vincente tra Chung e Rublev. Insomma, io credo che sia ancora meglio, perché ha battuto Edmond, ha battuto Dimitrov, potrebbe battere anche Rublev, insomma, diverse bestie difficili le sta battendo e quindi le sta eliminando dal tabellone. Alla fine, tanto per vincere un torneo, i più forti prima o poi li deve affrontare, quindi che sia all'inizio sia alla fine, Matteo, io penso che questi giocatori li può tranquillamente affrontare e battere, perché non deve appunto temere nessuno.
In più, nella race ha il vantaggio di essere ottavo, cioè che anche se Bautista e Goffin fanno buoni risultati a Basilea, hanno vinto entrambi nel loro incontro di primo turno. Matteo ha il privilegio di poter dettare il passo, quindi se Matteo ottiene i risultati, se vince a Vienna, non ha di cui preoccuparsi dei risultati di Bautista e di Goffin, perché è lui a dettare il passo, cioè Matteo detta il passo e quindi se ottiene i risultati sono gli altri che devono inseguire Matteo, e quindi è quello il privilegio. Poi, inoltre, alla lotta per le finals potrebbe essere risucchiato anche Alexander Zverev, che sembrava un passo dalla qualificazione alle finals, e in realtà con l'eliminazione di ieri al primo turno contro Taylor Fritz potrebbe essere risucchiato, perché Matteo Berrettini arriverà verosimilmente lontano proprio qui a Vienna. Uno tra Goffin e Bautista Agut verosimilmente arriverà in semifinale a Basilea, e quindi anche Zverev potrebbe essere risucchiato nella lotta per le finals, e questa è una buona cosa anche considerando un possibile inseguimento da dietro di Fabio Fognini. Comunque, grande Matteo, davvero oggi prova di maturità, ancora una volta andata bene, sempre più autorevole, sempre più freddo. Appunto, io avevo detto negli ultimi video, nelle ultime partite, che a volte dovrebbe essere meno emotivo in campo. Oggi Matteo è stato freddo proprio quando serviva, quindi un altro plus, un altro passo in avanti. Peraltro il rovescio, sempre meglio, davvero come gioca adesso con il rovescio, nulla a che vedere di come lo giocava un anno e mezzo fa, davvero una metamorfosi a livello totale per Matteo. E poi quando funziona il servizio parte anche l'ingranaggio per Matteo Berrettini, che gioca automaticamente meglio in tutti gli altri fondamentali, in tutto il suo gioco. Quando non parte la prima ci sono problemi, ma anche l'altro giorno, che ha avuto difficoltà al servizio, con grande cuore, con grande determinazione l'ha portata a casa. Quindi Matteo dimostra di avere tanti tanti attributi oltre al servizio, perché ha una solidità mentale importante che per esempio uno Zverev si sogna, ha una tenuta in campo importante a livello caratteriale, ha tante armi nel suo arsenale come altri bombardieri probabilmente non hanno. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, mi piace il video, condividete questo video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, forza, Matteo Berrettini, e arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.